Ciao a tutti amici di Un Sorriso in Più e bentornati con il nostro consueto appuntamento settimanale con i migliori risultati sportivi. Nell'ultima puntata vi avevo promesso di aggiornarvi sulla Supercoppa italiana. A Riyadh, in Arabia Saudita, non c'è stata storia. L'Inter ha battuto con un clamoroso 3-0 il Milan. Un Milan che non è mai stato in partita, ha subito il primo gol al decimo minuto su uno splendido contropiede nero-azzurro. Il 2-0 è arrivato al ventesimo con uno splendido dribbling di Dzeko su Tonali, che poi è andato a realizzare il gol del raddoppio. E infine nel secondo tempo è arrivato anche il 3-0 che è parsa una ciliegina sulla torta. Un Milan inoffensivo, sterile, in difficoltà, contro un Inter che invece è sembrata in piena salute e pronta e concentrata, affamata soprattutto, vogliosa di rivincita, probabilmente anche dopo lo scudetto perso dell'anno scorso. Non vedeva l'ora che ritornasse un derby per poter riprendersi momentaneamente il controllo cittadino di Milano. Un Inter che però non ha poi proseguito bene il suo cammino in campionato. Infatti, nella giornata appena trascorsa, l'Inter ha perso 1-0 a San Siro in casa contro l'Empoli. Una partita viziata dall'espulsione di Milan Skriniar, il difensore nerazzurro che sembra essere vicino a non rinnovare il contratto e andarsene a fine stagione, forse anche distratto da queste voci, ha commesso due ingenuità nel primo tempo che gli sono costati altrettanti cartellini gialli e soprattutto un'espulsione che ha lasciato la sua squadra in 10. Qui l'Empoli, che già stava giocando un'ottima partita, tenendo comunque un prezioso pareggio per 0-0, ha avuto tutta la possibilità di manovra che gli era mancata fino a quel momento. Ed è stato con il neo entrato Baldanzi, un giovanissimo trequartista italiano, che ha trovato il gol dell'1-0, che poi è stato difeso dagli azzurri con caparbietà fino all'ultimo minuto. Inter che è sembrata spenta, un po' persa, soprattutto dopo l'espulsione, e che anche quando ha provato a inserire tutti gli attaccanti, Lukaku, Dzeko e Lautaro Martinez, non è riuscita a trovare il guizzo. C'era quasi riuscita in realtà su un calcio d'angolo in cui un difensore dell'Empoli, per anticipare gli attaccanti nerazzurri, ha colpito il palo della sua stessa porta, ma poi non ci sono state grandi azioni e parate da segnalare da parte di Vicario. Inter che quindi rallenta subito in campionato, non una buona notizia per lei. Un'ottima notizia invece per la Roma, che vince ancora per 2-0 e aggancia proprio l'Inter in classifica. Un'ottima notizia anche per il Napoli, che batte 2-0 la Salernitana e scappa via. Da giocare ancora Milan-Lazio, una partita fondamentale per entrambe, in quanto la Lazio potrebbe agganciare Inter e Roma. Il Milan è un punto soltanto davanti a Inter e Roma e quindi la classifica è corta e tutti si giocano un posto nelle prime quattro. Un'altra partita spettacolare invece è stata Juventus-Atalanta. Allo stadium di Torino la partita è terminata 3-3, una partita pazza in cui le squadre hanno pensato poco a difendersi e tanto a farsi male e che ha visto come protagonista Ademola Lookman, l'attaccante anglo-nigeriano dell'Atalanta. Ha realizzato una doppietta e servito anche l'assist per l'altro gol atalantino. Un'Atalanta che è poi è stata raggiunta, era andata addirittura lei in vantaggio 3-2, ma è stata raggiunta sul 3-3 con uno splendido schema su punizione in cui Di Maria ha toccato il pallone con la suola per il difensore centrale Danilo che con una bordata a raso terra da fuori area ha suggellato il pareggio del 3-3. Un pareggio che arriva in un momento molto difficile per la Juventus, infatti la giustizia sportiva le ha tolto 15 punti in classifica. 15 punti in classifica per una sentenza legata alle plusvalenze. La Juventus ha tutto il tempo per poter fare ricorso in appello e quindi vedremo come finirà questa brutta pagina comunque del calcio italiano, perché quando iniziano delle indagini non è mai una cosa favorevole al movimento intero. In particolare qua la Juventus viene accusata di avere uno schema sistematico per trasferimenti di giocatori senza movimento di denaro. Vediamo
Vedremo come andrà a finire, noi non ci teniamo ad addentrarci nell'argomento, a dare pareri, ma rimaniamo concentrati sulla classifica che ora vede la Juventus scivolare al decimo posto dopo che era al terzo. Cambiamo totalmente argomento e passiamo al tennis. Infatti sono ancora in corso gli Australian Open che termineranno questa domenica. Il nostro alfiere Jannik Sinner purtroppo non ce l'ha fatta agli ottavi di finale contro il numero 4 al mondo Stefanos Tsitsipas. Una partita che sembrava essere iniziata molto male con uno Tsitsipas davvero in forma. Il greco colpiva fortissimo con il dritto e si è portato a casa entrambi i due set per 6 a 4. Ma quando si è trovato sull'orlo del baratro, Jannik ha tirato fuori tutta la sua forza. Ha vinto il terzo e quarto set approfittando di una defiance fisica dell'avversario, mentre lui continuava a spingere ogni colpo, nonostante le occasioni mancate iniziassero ad essere un po' tante per l'Alto Tesino, è riuscito comunque a portare a casa il terzo e il quarto set, ma nel quinto il greco è tornato con lo spirito del campione in campo e ha messo davvero in difficoltà Sinner, fino a prendersi il break decisivo che l'ha portato a vincere il quinto set. Sconfitta per 3-2 quindi per Jannik, ma che negli ultimi slam, quindi tornei più importanti, è sempre lì dal fare il centesimo per raggiungere l'euro. Pensate che nelle ultimi tornei fondamentali è stato eliminato agli US Open al quinto set dopo aver avuto un match point al quarto contro Carlos Alcaraz, che poi è andato a vincere il torneo, ed era in vantaggio di due set contro Novak Djokovic a Wimbledon, dove poi ha perso per 3-2. Quindi speriamo riesca a fare questo step mentale che sicuramente lo porterebbe a vincere tanti tanti tornei. Noi glielo auguriamo e ci crediamo. Terminiamo la nostra puntata con lo sci, perché si è corso a Cortina d'Ampezzo, dove Sofia Goggia ha vinto la prima discesa libera, mentre Elisa Curtoni è arrivata sul podio nella seconda. Podio anche per Marta Bassino nel Super G. Quindi lo sci al femminile parla sempre italiano, siamo sempre presenti su tutti e tre i gradini del podio. Speriamo possa continuare così la stagione e terminare magari con qualche vittoria delle competizioni per specialità delle nostre atlete. Per questa settimana è tutto. Con Passione Sportiva di Mattia, ci vediamo settimana prossima, quindi un saluto a tutti e una buona giornata. Ciao!